E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Hendrix, ormai mi conoscete come sempre. Oggi sono qua perché sono stato al Games Week, ragazzi. È stato uno spettacolo, veramente lo rifarei altri milioni di volte. E mi dispiace essere tornato alla normalità di tutti i giorni perché ho fatto veramente delle conoscenze uniche, sia a livello di persone comuni, quindi non youtuber e quant'altro, che di youtuber. E ragazzi, alcuni li conoscevo già, altri ho avuto modo di, come dire, conoscere. Conoscerli dal vivo e farci due chiacchiere o comunque, come dire, arrivare a parlare di cose future, di video insieme e quant'altro. Ragazzi, questa è una cosa che veramente capita solo ed esclusivamente in posti del genere e sono veramente veramente contento. Allora ragazzi, come vedrete dal titolo, il titolo non è un clickbait, è la verità. Io e Paverone Giorgio abbiamo avuto delle discussioni, abbiamo avuto modo di incontrarci a Games Week e di chiarire, e ragazzi, le cose vedrete nel video come sono andate. Non ve le spoilerò perché se no, giustamente, non guarderete più il video, quindi non vi dico più niente. Andate a guardarvi questo video fino alla fine, ragazzi, e ci sarà una seconda puntata con altri ospiti da Number One. E ragazzi, davvero condividete questo video in massa. Facciamo arrivare questo video a 200 like per il prossimo video. Quindi ragazzi, mi raccomando, guardatevelo fino all'ultimo secondo e non perdetevelo. Lasciatemi qui sotto un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo video e ci vediamo ad un prossimo video. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave. Buongiorno ragazzi, questa è la faccia di una persona che si è appena svegliata. Sono in partenza per andare a Milano al Games Week. Ora vado a farmi una doccia e ci vediamo dopo. Ciao. E eccoci qua ragazzi, siamo pronti. Manca solo appunto da sistemare i capelli, fanno un po' a cagare. E si parte per il Games Week, ragazzi. Ovviamente il Games Week sarà domani, questo video lo sto registrando dal giorno prima perché andrò a trovare mia mamma che non la vedo da Natale dell'anno scorso, ragazzi. Mamma mia. E niente raga, ci vediamo in stazione, a dopo. E ragazzi, sono a mangiare, pronti per il Games Week, un McDonald's veloce e poi partiamo. Poca fame. Bella raga, siamo arrivati ora in stazione a Santa Maria Novella. Stiamo aspettando il treno, manca ancora più o meno di un'oretta. Quindi aspettiamo, speriamo che non sia in ritardo, che tutto vada bene. Oggi si viaggia in prima e proverò questa nuova esperienza anche perché la Smart era finita. Finalmente il binario è stato dato, ora arriverà il treno e ci imbarchiamo, raga. Non vedo l'ora, torno un po' anche dalla mia famiglia, quindi ci vediamo sulla carrozza. Oggi viaggio in prima, quindi. Peccato anche Gigi che è sul mio stesso treno, ora quando scenderemo a Centrale lo incontreremo e poi io scappo in casa e quindi dovrò fare anche delle sue cose, niente di coincidenza della vita. Bella per Gigi. Comunque ragazzi, se non conoscete Gigi andatelo a seguire, si chiama Gigi su YouTube, 400.000 iscritti, seguitelo. Cioè Gigi sta in mezzo ai cinesi, ecco perché non ci siamo beccati. Raga, siamo arrivati, siamo a Milano, aspettiamo Gigi che tra l'altro ci abbiamo fatto tutto il viaggio uno di fronte all'altro e non ce ne siamo nemmeno resi conto. Lui era in mezzo ai cinesi, capito? Era proprio nell'angolino, quindi non sono riuscito a vederlo. Ma vedilo, è arrivato da. Cioè, veramente, neanche a farla apposta. Io non ci credo a una cosa del genere comunque. E la cosa bella è che io ho dovuto cambiare treno l'altro ieri. Io l'ho preso ieri sera. Cioè, ma manco a farlo apposta, poi è Sono bello che qui ti ho apposta visto anch'io. ora, tu eri là, io ero lì. La cosa bella è che io sono andato al bagno, ho visto sul tavolino sto ragazzo con una videocamera e il gorilla, poi ho detto questo è uno youtuber scontato. Poi vedo il messaggio tuo su Instagram e dico no, non è possibile. Comunque raga, da Hendrix è tutto, anche Gigi, seguitelo sul suo Ciao. canale e continuiamo il vlog dopo. Sono arrivato a casa, ragazzi. Besana Brianza Beach. Buongiorno ragazzi, fa un freddo boia, a parte sono bianchissimo e ho degli occhiali allucinanti, mi sono svegliato alle 4 e mezzo
come vedete sono in questa stazione sperduta, diretto verso il Games Week. Ci vogliono 44 minuti, prima di un'ora e mezza praticamente io non farò colazione. Bella. Niente raga, siamo arrivati a Roffiera, prestissimo, sono le 7.40, io non ho dormito un cazzo, sono KO tra il viaggio, poi ovviamente era da tantissimo che non vedevo la mia famiglia, quindi sono stato un po' con loro, cena fuori e quant'altro, e niente, siamo in direzione Roffiera, stiamo uscendo ora, quindi manca poco. Ragazzi, siamo entrati, finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo dentro, vi faccio vedere un po' il primo impatto. Ragazzi, addirittura fanno anche le visite ginecologiche. Ma dove siamo finiti? Abbiamo veramente, scusate veramente il casino, però c'è proprio un bordello allucinante oggi. In questo momento c'è Power che appunto sta facendo una presentazione e ha un torneo, qualcosa del genere. Io sto cercando disperatamente un bagno, quindi cerchiamo sto bagno, va. Avevo fame, quindi ho saltato il video dopo. Noi si mangia, sarà millina. Allora ragazzi, è il momento di Ciccio, che è praticamente di fronte al mio stand e non è ancora arrivato, ma tra poco arriverà, quindi ci vediamo tra pochissimo con Ciccio. Ciccio, Ciccio, Ciccio. È quello di figa, si vede. Come ti chiami? Raga, sono venuti a trovare anche Fabri, direttamente da NXOP. Chi ti ha portato qua? Mamma, papà? Tutti e due? Ciccio, 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 Ciccio,
vicino. Allora raga, bella boys, qua con Giorgione, pace fatta e mi scotterai allora. Promesso. Vai, promesso. Grazie mille Giorgione. Non era un finto disco. Sei mesi di pub. Ho combattuto per farmi giocare da Firenze, sono venuto qui a Milano. Io domani sera ci sono. Fatemi. Oh, ci sentiamo.